Anticipazioni: il paradiso delle signore 7. Adelaide si vendica di Ludovica. Nel paradiso delle signore 7, al centro dell'attenzione, tra i vari argomenti, ci sarà anche la vendetta di Adelaide. Quest'ultima è stata tradita da Umberto, che ha deciso di lasciarla per stare con Flora, dopo aver provato a reprimere i suoi sentimenti. Dopo essere diventata socia del paradiso delle signore, la contessa inizia a pensare ad una terribile vendetta contro Umberto e Flora, che finirà anche per coinvolgere Ludovica, per cui Adelaide ha sempre provato grande affetto. Alla fine della sesta stagione del Paradiso delle Signore, Adelaide è stata lasciata una volta per tutte da Umberto. Il commendatore aveva attraversato una serie di tira e molla con Flora. Tra i due, infatti, c'erano stati molti baci, ma Umberto aveva cercato di fare dei passi indietro per rimanere fedele ad Adelaide. Dopo aver scoperto che la stilista sarebbe, in tutta probabilità, partita presto, Umberto si è reso conto di ciò che provava per lei e l'ha raggiunta. Tra i due è nata una vera e propria storia d'amore, così Guarnieri si è trovato costretto ad affrontare Adelaide e a lasciarla. Quest'ultima, nel corso della settima stagione, forte anche del suo ruolo di socia del Paradiso delle Signore, intende vendicarsi. Come svelano le anticipazioni della nuova stagione, la contessa scatena la sua furia contro Umberto e Flora ed inizia a pensare ad un piano che possa distruggerli. In particolar modo, infatti, Adelaide pensa di utilizzare il suo nuovo ruolo nell'azienda per sabotare la Ravasi e il suo lavoro. Pur lavorando fianco a fianco con Vittorio, lo scopo della contessa è quello di rovinare il lavoro di Flora. Quest'ultima ha la percezione di essere in pericolo e lo riferisce anche ad Umberto, così inizia a fare una grande attenzione a tutti i suoi spostamenti e a tutti i lavori che svolge nel magazzino. Mentre Adelaide continua a lavorare per vendicarsi di Flora e successivamente anche di Umberto, scopre una verità che non si aspettava. Finora, infatti, la contessa ha sempre avuto un legame molto stretto con Ludovica, che era diventata anche la sua figlioccia. L'ha aiutata e supportata in molte cose, per questo motivo si aspetta da lei una grande lealtà. In realtà, però, le cose non vanno proprio così. Adelaide viene a sapere, infatti, che Ludovica aveva stretto un bel rapporto d'amicizia con Flora. Quest'ultima l'aveva messa al corrente di tutto, compresa la sua relazione con Umberto e i suoi forti sentimenti verso di lui. Adelaide va su tutte le furie quando capisce che Ludovica ha mantenuto il silenzio su una questione così importante, di fatto tradendo la sua fiducia. Per via di questo aspetto, quindi, la contessa inizia a progettare un piano di vendetta che coinvolga anche la Brancia Junior. Adelaide non può accettare quello che è accaduto e così decide di coinvolgere Marcello nella sua vendetta. Nel corso delle puntate della nuova stagione, Barbieri torna ed è una persona diversa. Ha studiato economia, è un giovane colto e molto più vicino all'alta società di quanto non fosse prima. Nonostante Ludovica sia partita con Torre Bruna, prova sempre dei sentimenti per Marcello. Ma Adelaide potrebbe presto progettare di far incontrare a quest'ultimo una ragazza appartenente ai ceti più alti della società. Se questo corteggiamento iniziasse, il cuore di Ludovica si spezzerebbe e sarebbe sicuramente un buon modo per vendicarsi di lei. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettate delle grandi vendette da parte di Adelaide e credete che effettivamente anche Ludovica finirà per esserne coinvolta, con gravi conseguenze? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.